Benvenuti fratelli e sorelle di Maria Visione, eccoci qua in una nuova puntata estiva di pellegrinaggio in Terra Santa. Non so voi che temperatura avete nelle vostre case, ma io vi assicuro che qui le temperature nel sud d'Italia, in Sicilia, lo sapete, noi trasmettiamo da Trapani e le temperature si sono alzate e sono un po' roventi. Però siamo qui per continuare a vivere con Padre Juan Maria Solana il pellegrinaggio in una terra che in questo periodo dell'anno sarà altrettanto calda, sia per temperature, sia soprattutto, ahimè, perché da oltre, sì, oramai era settembre, se non ricordo male, quasi ottobre dell'anno scorso, che era ottobre. Quindi siamo quasi a una decina di mesi che perdura una guerra che sta veramente mettendo in ginocchio il popolo palestinese, mettendo in crisi i rapporti tra gli israeliani e i palestinesi e quindi tutto quello che ne consegue. E noi preghiamo per questo, uniamoci sempre in una preghiera rovente come le temperature di questa stagione. Deve essere forte, deve essere insistente, deve essere costante e cerchiamo di unirci affinché presto, presto, veramente presto, più ieri che domani, il Signore permetta che le condizioni di questa pace si avverino e che si trovi un compromesso per la convivenza di due popoli. E detto questo, che era necessario, mi piace adesso ritornare nella nostra oasi. Nella nostra campana vellutata che ci offre sempre Padre Juan Maria Solana con le sue catechesi, per cui vediamo oggi dove ci porta e cosa ha da dirci. Signore, insegnanos a orar, insegnanos a amar, para que se haga en mí tu Gracias porque has hecho demasiado. Que por mí hasta tu sangre has derramado. La vocazione universale alla preghiera. Miei carissimi pellegrini, oggi sono venuto in un luogo spettacolare che vi mostro con due mappe oggi. Siamo nella parte del nord del Mar di Galilea, ai piedi del Monte delle Beatitudini, e qui dietro di me potete vedere la chiesa della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Questa chiesa bellissima è stata costruita sulle rovine di una chiesa bizantina e ricorda il miracolo della moltiplicazione del pane e dei pesci. Carissimi pellegrini, qui ci sono due mappe oggi per intendere meglio dove siamo. Come vi ho detto, siamo nella parte nord del Mar di Tiberiado, di Galilea. Tavoga. Non so se riuscite a vederle. Il mare di Tiberiade lo vedete, no? Tiberiade è qua, Magdala, e un pochino più a nord c'è Tabga. Un altro mappa adesso che è un po' più grande, più chiaro forse. Ecco qua. Vediamo se possiamo focalizzare bene. Questo è un mappa della Galilea ai tempi di Gesù. Non so se questo ve l'avevo fatto vedere mai, questo mappa. Qui è il Mar di Galilea o Tiberiade, questa è la Magdala dove noi viviamo. E qui ci sono tre piccoli punti che segnalano Betsaida, il popolo di Andrea, Pietro e Filippo, poi c'è Cafarnao, il villaggio di San Giovanni e Matteo, e qui c'è Tabga.
gravando Tavga. Da dove siamo, stiamo registrando? Dove appunto c'è stata la moltiplicazione dei pani e del pesci. E poi Gesù qui anche compare dopo la resurrezione. Infatti qui vicino c'è il primato di Pietro. Tra la moltiplicazione del padre del pane e del pesce e il primato di Pietro, quindi tra questi due posti c'è, si chiamano acque vive, da dove noi oggi andiamo in onda. Oggi stiamo iniziando un tema bellissimo, profondo del Catechismo, che è la rivelazione della preghiera nelle Sacre Scritture. Cioè, voglio dire, nostro Signore, oltre che crearci e darci molti elementi necessari per la vita, umana, personale, sociale, eccetera, eccetera, Dio ci rivela, e adesso andremo a vedere come, ci rivela la preghiera. E oggi tratteremo una specie di introduzione, faremo un percorso velocissimo della Sacra Scrittura. E daremo una così una la Sagrada Scrittura con un passaggio bellissimo che todos amamos, un cocktail di passaggi della Sacra Scrittura che ci consentiranno di capire perché la rivelazione della preghiera. Questo luogo, per esempio, ci ricordo l'incontro con Gesù e mi riferisco al passaggio alla Samaritana. Andiamo a vedere il capitolo 4 di San Giovanni e andiamo a vedere cosa ci dice esattamente in relazione alla rivelazione. Allora, arriva ad una... ad un posto della Samaria che si chiama Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. San Giovanni sempre focalizza l'attenzione sull'orario. Lui ricorda perfettamente gli orari in cui le cose sono accadute. Noi siamo in questo pozzo, anche se siamo nel punto in cui l'acqua è viva, si chiama così infatti acqua viva, che è intorno al mare di Galilea, è comunque qui più o meno che c'era il famoso pozzo di Giacobbe, ai piedi del monte delle Beatitudini. Allora, Gesù, dunque stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo, era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Io ricordo che c'era una grande rivalità tra giudei e samaritani. E quindi in questo piccolo dialogo emerge il problema della rivalità.
Perché i giudei non si trattano con i samaritani e Gesù gli risponde. E qui inizia il centro del tema di oggi. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna, Signore, tu non hai un mezzo per attingere, il pozzo è profondo, da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Bene, questo è un passaggio importantissimo. Questo è proprio il momento in cui voglio introdurvi l'importanza di quest'acqua viva e di che cos'è quest'acqua viva. Il tema fondamentale di oggi è, prima di tutto, che Gesù parla con questa donna di sete. Gesù sta sperimentando la sete. La donna non sa come saziare questa sete perché è un suo nemico per via del fatto che è samaritana. Ma Gesù passa dalla sete fisica, biologica, ad una sete spirituale che va alla vita eterna. Quindi quello che ci sta dichiarando Gesù con questo passaggio ci sta dicendo una cosa importantissima. Tu sperimenti sete? Qualcuno ti ha insegnato a sentire sete? No. È qualcosa che noi sentiamo, sperimentiamo da bimbi, da neonati. Se un bimbo ha sete, piange, chiede acqua, cresce, crescono i bambini e hanno bisogno di bere perché giocano, perché sudano. Durante la nostra vita noi abbiamo bisogno di acqua perché abbiamo sete biologica e fa parte della nostra natura, del nostro essere. Nessuno può dire non voglio sentire sete. Nessuno può dire no, a me non interessa bere. Non è possibile perché è parte del mio essere, della mia creazione, di tutti gli elementi con i quali Dio mi ha fatto quando mi ha realizzato come sua creatura amatissima. E quindi l'acqua e la necessità dell'acqua fa parte del mio essere. Nessuno mi ha detto di amare i miei genitori, ma io li ho amati, li amo. Amare i miei genitori è stata la cosa più naturale di questo mondo perché da loro ricevevo amore e io avevo bisogno di quest'amore. E io non potevo rinunciare, non possiamo rinunciare all'amore, perché se lo facciamo allora siamo malati, abbiamo una patologia. Quindi fa parte del nostro essere. Altro esempio, nessuno mi ha detto come fare la digestione, ma fa parte della mia natura. Allora, dice Gesù alla Samaritana, così come tu nel tuo essere biologico e fisico hai sete, tu hai un'altra sete e quest'altra sete solo io te la posso saziare.
ed è la sete di Dio. Es la sed È la de eternidad. sete di Lo dicevamos eternità. ayer. Lo Es la sed de dicevamo. unidad. Es la sed de È belleza. la Es sete la di sed unità, de di amor. bellezza, di Es la sed amore, de trascender. Es la di sed. Hay algo trascendere. nel ser humano che C'è si qualcosa manifiesta nell'essere umano quando, che si por manifesta per ejemplo, molti querer lati. ser feliz, el querer triunfar, el querer vivir para siempre, el querer E, per superar esempio, cosas, il volere vivere tantas per sempre, filosofías. volere guardare sempre il cielo, rivolgersi a questo Dios cielo, fa puso parte del en nuestra nostro essere, sed perché Dio ha posto nel una nostro sed essere que questa solamente sete. puede Quindi noi ce l'abbiamo soddisfarse dentro, negarla, soffocarla, viendo este è un bellísimo dolore incredibile, che alle manantial volte l'essere umano però fa. captando el agua en Tabga, E noi Tabga siamo es un nombre esattamente qui, in griego, una deformación del Tabga, nombre griego original, proviene dal el lugar greco de las siete fuentes. heptapigon, il Questo luogo delle sette ricordo fonti. E perfettamente lo che qui, quiso decirle Jesús a la dove samaritana c'è stato y questo lo que quiere incontro, decirnos a capiamo nosotros a nosotros esattamente cosa Gesù ha voluto y a quien dire annuncio alla la vostra samaritana e cosa peregrinación. Gesù vuole dire a tutti noi Tienes una sed in questo programada pellegrinaggio e nel nostro para algo cammino di fede. veramente Noi maravilloso siamo programmati que per puedes qualcosa di trascendente e meraviglioso accontentar con e non ci cose possiamo piccolas, accontentare con cose immediatas piccole, o brevi. immediate, che non portano a Esta es la Dio, perché introducción saremo que nos sempre invita a que adoremos en insoddisfatti, este lugar muy infelici. evangélico, Tabga, el lugar del amor y la Questo educación de los padres. è un luogo Veamos bellissimo, la Tabga. misa de hoy. Ricordiamocelo, Obviamente Tabga. luego comienza con una invocación. En el antífona de entrada dice: invoqué al Señor, levanté los Ecco, ojos noi al cielo. invochiamo al Signore, Necesito di cioè nuevo noi alguien che mi necessitiamo satisface el alma, che mi qualcuno satisface che plenamente soddisfi la necessità del pienamente mio ser. Esa es la la nostra, sed le che necessità del recupero mio io essere, siguiendo a Jesús. questa sete Pues bien, spirituale. E chi è? vamos hoy a Dio. tratar solo dos puntos del catecismo, Allora, que adesso es la trattiamo vocación due universal punti a del la catechismo vocación che universal riguardano a la la fe. ¿Qué nos está diciendo el vocazione catecismo? El catecismo universale nos está diciendo que alla vocazione es preghiera. una llamada, que es Vocazione universal, è que una no hay chiamata ningún ser humano que no la tenga. universale. Es una parte Cioè, il consciente catechismo ci della vuole dire che persona, tutti la teniamo, ogni essere umano. È vocazione, una parte fondamentale, algo en la estructura costitutiva esencial del ser humano que dell'essere nos va umano. a orar, C'è que qualcosa nos che va a porta l'essere portar a umano ser trascendente. Vamos a a ver cómo pregare, nos dice hoy el catecismo. a essere trascendente. Son dos números y el primero dice: el hombre busca a Dios. Y el segundo L'uomo è dice: alla ricerca Dios di es Dio. Questo è quien il primo primero punto llama di all'hombre. questa parte quarta Es della preghiera decir, cristiana. hay la creación que Dios estableció, hay Nel espacio primo de punto, diálogo, sulla chiamata universale alla hay una preghiera, relacionalidad estructural en el ser humano y en la c'è una creación relazione espiritual. strutturale L'hombre busca a Dios tra y l'uomo Dios e Dio, attraverso la busca quale l'uomo l'hombre. Vamos a ver qué nos dice el catecismo. El hombre cerca busca a Dio. Dios. Por L'uomo la creación llama a todo ser desde la nada è a la la ricerca di esencia. Dio. Nella Mediante la creación creazione, hay Dio una chiama llamada, una ogni vocación essere alla dal esencia. nulla Dios all'esistenza. convoca con su palabra Cioè, creadora de la Dio nada y nos da el ser. ci fa Coronado de gloria y de sentire splendor, totalmente appartenenti a el Lui. hombre es Coronato di gloria e di consapevole, splendore, capaz de l'uomo, reconocer dopo gli che angeli, è glorioso capace di Dios es. riconoscere che il nome del Signore Por è ejemplo, grande su tutta la terra. glorioso, cómo resuena el nombre bendito de Anche Dios dopo en aver la creación. perduto la somiglianza con Justo Dio, después de a haber causa del perdido por su peccato, peccato su semejanza con Dios, l'uomo l'hombre sigue rimane ad immagine siendo del suo creatore. creador. Conserva el deseo de Egli aquel que lo conserva il llama a desiderio di esistir. colui che lo Esto chiama que nos dice el all'esistenza. catecismo es una
E questo, dice il Catechismo, è una verità che si incontra fenomenologicamente in tutte le religioni. Non c'è nessuna religione nel mondo, sia qualunque sia, che non parli, che l'uomo rimane ad immagine del suo creatore. L'anno scorso, quando abbiamo registrato il pellegrinaggio della libertà e la quaresima del 2023, quella dell'Esodo, abbiamo visto queste immagini, vedete, ce le ripropongono, questi templi maestosi, faraonici, bellissimi. Potremmo percorrere tutta la storia delle civiltà e vedremo che gli esseri umani hanno sempre espresso che c'è sempre qualcosa sopra di noi, motivo per cui c'è da fare sacrifici enormi, oracoli enormi, all'epoca sacrifici animali, credere fortemente e tenere gli dèi, nel caso del politeismo, comunque tutto il cielo in tutte le religioni, tenerle come riferimento da prendere in considerazione, da temere, ma anche da prendere come imitazione, quindi da temere e da imitare. Tutte le civiltà sono state caratterizzate da questo. Tutte le religioni di tutte le civiltà sono state caratterizzate da questo e quindi anche la nostra religione ha questa grande testimonianza, questa grande caratteristica, e cioè che l'uomo rimane ad immagine del suo creatore. Voglio ricordare la grande frase di Sant'Agostino, uno dei più grandi pensatori dell'umanità, intelligentissimo. Tu ci hai fatto Signore per te, e il nostro cuore è inquieto finché non è in te. Tu ci hai fatto, ci hai programmato, Signore, per la meraviglia di essere con te, di rispondere a te, di vivere in comunione con te. E il nostro cuore non è in pace finché non riesce in questo. È sempre alla ricerca. È sempre alla ricerca finché non trova questa radice in te. Dice il Catechismo: Dio per primo chiama l'uomo. Lui ha l'iniziativa perché ci ha creato. Che meraviglia! Guardate, in questo momento stanno suonando le campane di Tabga. È bellissimo quando le campane chiamano, è come se Dio ci chiamasse, che coincide con questa catechesi, è bellissimo. Dio per primo chiama l'uomo. Dio che ha avuto l'iniziativa che ci ha fatto per lui. Sia che l'uomo dimentichi il suo creatore, oppure si nasconda lontano dal suo volto, sia che corra dietro ai propri idoli o accusi la divinità di averlo abbandonato, il Dio vivo e vero chiama incessantemente ogni persona al misterioso incontro nella preghiera. Guardate che nella mia vita sacerdotale, io ho già 33 anni di sacerdozio, l'età di Cristo. Ho incontrato ogni tipo di persona in relazione con Dio. C'è chi è arrabbiatissimo, chi è indifferente, chi lo ama eternamente, chi si è allontanato per un motivo o per un altro, eccetera, eccetera. Però nessuno è veramente indifferente, perché il tema di Dio è dentro di noi.
È così dentro di noi che nessuno può fare a meno di Siamo un parlarlo, di gruppo che crede porsi che il gli altri siano problema gruppi. o di porsi una domanda. Questa iniziativa di amor del Dios fiel Questa è iniziativa una primera d'amore invitación. L'attitud dell'uomo è sempre una risposta. A medida che Dio si rivela e rivela l'uomo a se dunque, stesso, questo passo d'amore del Dio fedele viene l'apparentemente sempre per primo nella preghiera. Il fondo passo dell'uomo è acondizionamento sempre una risposta. una A mano che Dio si rivela e rivela l'uomo a comunicazione. se Altre parole, stesso, azione, la preghiera appare chiedo, come un appello reciproco, compromette un evento attraverso di parole. alleanza. Attraverso Esta rivela parole e pues atti, toda la questo evento storia impegna il della cuore. Si svela salvación. lungo tutta la storia Hoy, della salvezza. modo Oggi il simple, catechismo, muy in un sencillo, modo molto mostró a Dios semplice, alla filosofía facendo della religione anche la storia riferimenti della alla salvezza. La filosofia, storia alla della storia della salvezza e rivelazione della nos rivelazione, quiere ci vuole ricordare ricordar che il ser humano è che para l'essere Dios umano è per e Dio che e necessitamos che a Dio. necessitiamo a Dio. Fíjense hasta qué punto Vedete lo necessitamos. fino a che punto lo Hay una comparación necessitiamo? que a mí me C'è un sigue paragone che a me mi segue sempre. subyugando, me enamora, Mi me entusiasma. innamora, mi entusiasma, mi dice molto. Escuché hace unos días cuántas Ho cellule tiene un ascoltato umano. un giorno. Quante cellule tiene un essere umano? Trillones de cellule. Tiene a trilioni Millones di de millones de millones. cellule, quindi milioni di milioni di milioni di cellule. Todas Un solo esas essere cellule umano. E ogni cellula interconnectada sono por interconnesse trillones per de sistemas. trilioni e trilioni di sistemi biologici. Nuestro cuerpo, Il nostro cada corpo, individuo ogni tiene trillones individuo, de células ha y trilioni e billones de trilioni sistemas y de di interconexiones. cellule e bilioni di Funziona il mio corpo sistemi, funziona grazie al quale il mio corpo bene. funziona bene. La La mia parte anima, spirituale, la parte la mia fisica, parte psichica, lo che sta dando la mia parte vita e anima a spirituale, todos esos quello trillones che dà vita e anima a de questi trillones trilioni di cellule e bilioni di sistemi? es mi alma. La mia Tengo anima. que alimentar tres veces al día Allora, para se il mio poder corpo lo devo descansar, alimentare cuidarlo y tre volte a curarlo del Dio, lo devo peligro, curare, ¿cuánto más mi alma? quanto allora devo fare per la mia Su anima? naturaleza, ya olvídense de la religión y de la fe, su Già, naturaleza dimentichiamoci umana della religione. È per necesita natura espiritualmente che tener l'essere umano relaciones necessita espiritualmente naturalmente para que viva, para que che nutra la crezca, mia para que anima, che veda la madure espiritualmente. bellezza, che si nutra di bellezza. Questa E parte questa parte nutre alma e corpo il corpo. entra la chiamata di Dio Tra l'anima e il espiritualmente corpo alla orazione c'è la alla chiamata di comunità con Dio Dio. alla Tenemos que vita e all'intimità chiederle. con Lui. Dobbiamo Nosotros no vemos chiederla a oxígeno. Dio. Noi abbiamo necessità dell'ossigeno, vero? Oxígeno Grazie existe la vita, all'ossigeno esiste la lo vemos, vita, ma noi non lo lo vediamo, palpamos non lo directamente, palpiamo, non pero lo no tocchiamo. así Però puede l'ossigeno resucitar la oración porque dà la vita a oración tutto. Così è la entra preghiera. en contacto con La preghiera dà ossigeno, dà Dios. Aquí vita terminamos alla por relazione con questo Dio. capítulo de nuestra Qui voglio parte terminare alma, questa reconocer catechesi. dentro de nuestro ser Cerchiamo di riconoscere dentro il nostro ese essere questa che la sete, preciosa questa espada chiamata, nos questa invita tendenza a a Dio. ser Che meravigliosa materialmente immagine corporeo, Gesù ci ha lasciato, la sete, non medida biologica, a lo la cielo con sete, las fuentes de agua viva, che è la fonte di acqua fuentes viva, de agua viva. cioè Nos vemos Gesù. mañana, queridos Grazie, hermanos. carissimi pellegrini. Prepariamoci Prepárense, seguimos la per la prossima prossima settimana, conferencia perché con inizieremo los pasos de la i passi revelación. della rivelazione Recorreremo nella con Bibbia. todo el tema de la oración. Que Dios los bendiga. Che Dio vi benedica. Thank you.
arrastrando mis rodillas a tus pies. Estarías cuando te necesitara. Me contó de aquella paz en tu presencia que no se encuentra cuando estamos en tu ausencia. Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana, que no hay hora para acercarme a ti. Para oírte no hace falta complicarlo, solo abrir mi corazón hasta escucharlo. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón e ringraziamo sempre il nostro padre Juan Maria Solana per questa, questa elevazione, che io tra altre cose condivido appieno. Mi sono sempre posta la domanda e la riflessione, una domanda riflessione, in tutte le epoche, in tutte le civiltà, in tutte le religioni, da quando esiste l'essere umano. Penso esattamente da quando era anche creatura preistorica, comunque ci si è posto il problema: da dove veniamo, chi siamo, chi è il Dio creatore, chi c'è intorno a noi. Lo si chiamava spirito, lo si chiamava evento o comunque qualcosa che aleggiava. Il nome di Dio nasce dopo, però sempre, sempre gli occhi dell'essere umano sono stati rivolti al cielo. Grazie a Padre Juan Maria Solana, vi do appuntamento alla prossima settimana.